Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi mostrerò i materiali che mi sono arrivati per una nuova collaborazione con il sito NBeads. Poi, come sempre, nell'info box troverete tutti i vari link utili. Allora, pesco così a caso. Allora, c'è il filo elastico da 0,8 mm. Con questo, come ho già detto, io mi sono trovata benissimo perché i nodini si fanno alla perfezione, mentre con quelli in silicone ho trovato un po' di difficoltà. Poi ci sono le Rokai 80. Allora, queste qui nella colorazione acquamarina e poi queste sono rosa opaco. Queste sono nel contenitore e queste qui sono nella bustina da 10 grammi. Sono Miyuki, quindi 80. Quindi del rosa opaco questo è il codice, poi dell'acquamarina questo qui è il codice. Poi ci sono i moschettoni in acciaio. Sono 5 pezzi e questo qui è il codice. Poi ci sono dei cipollotti, un filo di cipollotti 4x3, un verde molto scuro, mi piace molto. Ecco qui il codice. Poi ci sono queste bellissime monachelle in acciaio dorate, sono 20 pezzi. Poi ci sono questi sacchettini in organza verde oliva, sono 7x9 mm, sono due pezzi. Questa volta ho azzeccato la misura. Poi ci sono le perline in acrilico. Allora, queste qui sono 100 pezzi e sono fosforescenti. Ancora non ho provato se effettivamente al buio diventino. Si illuminino, però sembrerebbe da come sono fatte proprio di sì. Sono 100 pezzi, sono delle stelline colorate. Poi ci sono le farfalle che io adoro. Sono sempre 100 pezzi. Poi ci sono questi cuori. Sono colorazioni diverse rispetto a quelle che avevo, e anche queste colorazioni mi piacciono molto. E sono questi invece sono 200 pezzi, sono perline in acrilico. Poi ci sono, ecco, in acrilico ci sono anche gli smile, che sono più piccolini rispetto a quello che avevo preso in precedenza, e sono 50 grammi e ce ne sono un bel po', come potete vedere. Sono molto graziosi. Poi ci sono le perline in ematite a forma di stelle, a forma di cuore, sono da 6 mm. Per quelle a forma di cuore il codice è questo, e per quelle a forma di stelle il codice è questo qui. Poi ci sono, allora, contenuti in questo sacchetto. Allora, questi anellini in acciaio e poi questa catenina sempre in acciaio, è 1 metro, e mi è piaciuta perché con questa perla qui centrale si possono realizzare poi attorno, insomma, si possono realizzare dei fiori inserendo qui, inserendoci qui con il filo, inserendo dei cipollotti, e quindi voglio provare a farlo. Quindi questi sono tutti i materiali che ho ricevuto per la collaborazione con NBeads, e a breve ci saranno anche i video tutorial. Quindi io al momento vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!